2 giugno è una festa importante, è la festa della Repubblica. Nel 1946 gli italiani con un referendum decisero se diventare repubblicani o se rimanere monarchici. E la decisione fu quella appunto della Repubblica. È una festa importante. Di solito appunto il Presidente della Repubblica tiene un discorso per il 2 giugno. Certo lo può fare il giorno prima, lo può fare quando vuole, no? Però guardate la stranezza, in una situazione difficile come quella attuale, il Presidente della Repubblica decide di farlo il giorno prima, cioè ieri. Come mai? Beh, si possono avanzare diversi motivi, ma non è per caso, posso avanzare anche il mio di motivo, che ci sia un po' di timore che qualcosa nel paese possa cambiare o che qualcosa nel paese sta già cambiando, che oggi a Roma, insomma, sì, ho capito, ci sono le manifestazioni simboliche, gli atti simbolici dei partiti dell'opposizione, però pare che ci sia nel frattempo anche un altro tipo di opposizione che sta crescendo. Paura? Paura? Ah, io non lo so. So solo che dopo tanta paura del virus forse potrebbe nascere anche qualche altra paura in Italia, oltre a quella del virus. Sbaglierò questa interpretazione, scusate, se ne possono dare mille altre. Lo vedremo se ho sbagliato a dare questa interpretazione. Ma cosa ha detto il Presidente della Repubblica nel suo discorso? Ha richiamato ovviamente il 2 giugno del 1946. Ma cosa era successo il 2 giugno? Dopo il fatto che gli italiani, per loro manifesta volontà popolare, avevano deciso di optare per la Repubblica, assemblea costituente, da cui nascerà la Costituzione del 48, assemblea costituente, e ovviamente ci voleva un governo. Il governo fu un governo di unità politica, di cui facevano parte sostanzialmente tutti i partiti protagonisti della resistenza, quelli grandi, il PC, la Democrazia Cristiana, i socialisti, ma anche quelli piccoli, azionisti e tutti gli altri partiti minori. Un governo di unità nazionale per la costruzione del nuovo Stato repubblicano, che si sarebbe poi dotato di una Costituzione che nasceva da questa idea di unità nazionale, pur mantenendo tutte le diversità. La Democrazia Cristiana era una cosa, il PC era l'altro, dopo alcuni anni naturalmente ci sarà la separazione, eccetera. Però per fondare lo Stato tutte queste forze politiche si unirono. Di che tipo di unità si parlò allora? Di una unità morale? Così sembra volerci far intendere il Presidente della Repubblica. Allora fu una unità morale. L'unità morale è un principio addirittura indisponibile, un verfügbar, addirittura superiore a quelli che sono presenti nella Carta Costituzionale, l'unità morale del Paese. Io questo principio dell'unità morale nella Costituzione non lo trovo. I tedeschi sì, hanno un principio indisponibile che è la dignità umana, non è l'unità morale. Ma a cosa voleva fare riferimento il Presidente della Repubblica? A quella condivisione che c'era stata alla nascita della Repubblica? Bene, allora si trattava di un'unità politica, non di una unità morale. E allora perché parlare di unità morale?
Ah, semplicemente perché il messaggio è questo: il governo che c'è adesso va bene. L'unità morale significa le opposizioni continuino a fare quello che sinora hanno fatto, che a mio parere, modesto parere, mi sembra molto discutibile, perché è un'opposizione morbida, costruttiva, esattamente quello che il Presidente sta richiedendo. Lo avete fatto nella fase 1, fatelo nella fase 2, fatelo nella fase 3, fatelo per sempre. Ma allora a questo punto questo governo durerà per sempre, o meglio, se ce la lasceranno fare fin quando sarà necessario e possibile fare le elezioni. Ma allora questo è il messaggio, non dell'unità politica, ma l'unità morale che cosa nasconde? La possibilità di mettere in discussione quello che il governo ha fatto, tutti gli errori che sono stati fatti. E chi dirà qualche cosa di dissenso, e beh, dovrà essere punito, perché non fa parte di quel tipo di opposizione, di quella unità morale che ha deciso il Presidente della Repubblica. La morale è importante se si tratta di principi universalmente vincolanti come può essere la dignità umana, ma se la morale significa che io metto in discussione il pensiero dell'altro, che qualsiasi persona che critica quello che ha fatto il governo